Taranto, internalizzazione dei lavoratori del CUP, dell'azienda SDS. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Una serie di rinvii, di rinvio in rinvio. Oggi un incontro con il direttore generale della ASL di Taranto, avvocato Stefano Rossi, per stabilire, come dire, un cronoprogramma, una tempistica per arrivare alla appunto internalizzazione. Cosa si è detto in questo incontro? Cosa è emerso? Ma nell'incontro la ASL ha dettato, diciamo, le tempistiche che dovrebbero poi portare alla firma del contratto da parte degli operatori. Secondo la ASL, espletate alcune procedure di carattere burocratico e fatte le visite mediche ai lavoratori, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre dovremmo finalmente, come dire, raggiungere il traguardo. Noi abbiamo ribadito, numero uno, che c'è un problema di tempistica, perché sono 3 anni che questi lavoratori vivono con l'ansia di essere internalizzati. Tra l'altro siamo preoccupati del fatto che c'è la tornata elettorale all'inizio di settembre, il 20 settembre, e quindi, come dire, paradossalmente potrebbe anche capitare, per uno slittamento qualsiasi, che tutto venga rimesso in discussione. Quindi, per quanto ci riguarda, manteniamo alta l'attenzione, poi decideremo con i lavoratori nelle prossime ore se proclamare una giornata di sciopero, ecco, per invogliare, come dire, l'ASL a velocizzare ancora di più, mantenere gli impegni e a chiudere questa partita quanto prima. Ovviamente la prima data per avere, come dire, un riscontro delle parole, degli impegni presi quest'oggi, saranno appunto le visite mediche entro, mi pare, il 10 di agosto? Sì, l'ASL dice entro il 10 d'agosto io effettuerò tutte le visite mediche preassuntive dei lavoratori, quindi dal 10 in poi, salvo ricorsi, si dovrebbe avere il tempo tecnico per la firma dei contratti. Teoricamente loro non ci hanno dato una data precisa, però ci hanno detto: noi stimiamo che fra la fine di agosto e i primi giorni di settembre chiudiamo la partita per l'internalizzazione dei servizi.